Ho appena speso 700 atomi per comprare una cosa nel negozio, che spero ci stia nel camp e soprattutto spero che vi piacerà. Lingotti d'oro. La corsa all'oro è cominciata. Ottieni buoni del tesoro completando le missioni giornaliere del Westland, eventi pubblici. Converti i buoni del tesoro in lingotti d'oro presso le macchie della professione dell'oro. Ok, anche se non so, non ho capito. E che palle. Questa volta posso stare in questo mondo? Sì, e c'è... Sì, si è palesemente bloccato. Bene. Prima casa nostra sorgeva in questo punto, vicino al ponte, solo che effettivamente la casa era molto grande e poco riempita. Dopo che un giorno in live non riuscivo a trovare un cacchio di mondo in cui potessi mettermi, visto che erano tutti pieni questa zona, mi sono spostato più in qua. E l'abbiamo rifatta in live, solo che ieri sera, non contento della cosa, l'ho rifatta un'altra volta ed è uscita molto meglio. Con il giardino, il nostro robot da compagnia, le tende. Che queste cose c'erano già, però mi sono rubato questo spazio, quindi ora è mio. Oh, devo essere sincero, questa nuova versione della casa mi piace ancora di più. Sono rimasto sveglio fino alle 4 del mattino per finirla ieri. Guarda com'è bella e luminosa. Tutti i tavoli da lavoro. C'è un piano in più, ma guarda un po'. Oh, guarda che bellina. Proprio bella questa casa, Vediamo quindi se il nuovo oggetto che ho comprato ci sta. Perfetto. Ecco qua il mio bunker antiatomico, con anche della terra annessa. E a cosa ti serve questo bunker comunista? Vi do due opzioni. A niente o a un gran cazzo di niente. Ma vuoi mettere poter avere un bunker antiatomico tutto tuo? Comunque, dopo tanto sforzo, finalmente siamo arrivati all'agognato livello 20. O per meglio dire al 22. Mi sono divertito in questi giorni. Anzi, ci siamo divertiti. In live siamo partiti dal livello 15 fino ad arrivare al livello 19. E grazie ai vostri consigli ho potuto fare molte cose. Grazie a tutti, ragazzi. Quindi, dopo tanta fatica, finalmente possiamo andare a parlare col sovrintendente e vedere che cosa vuole. Ormai non sono più un pivello. So come cavarmela. Ho affrontato anche nemici più grandi, grossi e di livelli più alti dei vostri. Buongiorno, eh? Spero solo che dopo tutto questo tempo quello che mi dovrei dire e quello che mi farai fare non sia una cazzata. Ci siamo. Siamo pronti. È il momento che tu conosca la missione. Sì, ma guardami in faccia. Ma prima devo chiederti una cosa. Hai assunto il vaccino contro la piaga degli ardenti? È di fondamentale importanza. Credo di no. Ah no, l'ho fatto, certo che l'ho fatto. Bene, perché il lavoro non è terminato. Ultimamente ti è capitato di andare sulle montagne? Non ci siamo più solo noi. Sì, sono andato un po' in giro effettivamente. Dell'Appalachia. Ho intercettato due dei gruppi più grandi e stanno già costruendo. No, oh, che bello! Case, postazioni difensive. Sono arrivati per restare. Ma tutti loro stanno per affrontare una crisi sanitaria della quale non si rendono conto. La piaga degli ardenti? Guarda, fossi un pezzo di merda te lo direi anche, ma a sto punto continuiamo a fare i buoni della situazione. Sapevo di poter contare su di te. Farò in modo che ci siano abbastanza vaccini per tutti. Devi solo convincerli a farselo somministrare. Glielo infilo dritto nell'occhio così. Cosa sappiamo di noi? Perché non portare tutti al centro? Perché... sarebbe troppo? A giudicare dall'architettura, quelli a nord sono i cari vecchi predoni di cui parla Rose, quell'assurdo robot. Potresti... Ok. Aver bisogno di parlare con lei. Capire se è possibile organizzare un incontro o qualsiasi cosa che abbia a che fare con... Dobbiamo parlare, non sparateci! Sì, ma dovresti quelli guardarmi in faccia, sai? Coloni, con carovane e famiglie. Chissà quante ne hanno passate. Ma non abbassare la guardia né con gli uni né con gli altri. Va bene, lo farò. Guarda, te lo direi a... Guarda, a sto punto. Pensi che mi piaccia mandarti nei pericoli? A sto punto te lo mando. Ma dobbiamo collaborare. Ho bisogno che tu, voi tutti, facciate la vostra parte. Sì, ma sto facendo tutto io praticamente. Comunque, sono certa che tu abbia altre domande. Sono a tua disposizione. In ogni okay. caso, fai attenzione là fuori. Ci sono un po' di missioni aperte. Qui per restare. Vabbè.
mi fa piacere per voi. E io ti spengo il proiettore. Stronza, guardami almeno in faccia quando ti parlo. I predoni dell'Appalachia sono tornati. Vabbè, buon per loro. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Abbiamo un po' di roba da fare. Abbiamo qui per restare. Parla con il leader dei coloni e nuovi arrivi, ovvero finire queste qua, quindi la togliamo. E insoliti alleati, dobbiamo completare la missione potenza del segnale. Questa missione l'ho accettata in live per sbaglio, quando sono andato al Top of the World. Infatti è già qui. E al Top of the World, tra l'altro, abbiamo anche altre missioni, tra cui quella dei soccorritori. Quindi abbiamo un po' di missioni da accettare. E qua c'è una Nuka Cola? Una Nuka Cherry? Perché la stavi buttando, pazza? E dobbiamo arrivare qui al Top of the World. Top of the Babio. Top of the Babio. Dunque, abbiamo due missioni nella stessa zona. Una è qua, completa potenza del segnale e segui le tracce di Madigan. Poi abbiamo, trova il progetto del ripetitore del segnale. D'accordo, abbiamo due missioni. Io dove sono ora? Sono qui. Potrei farmela a piedi ed arrivarci, almeno sblocco qualche posto della mappa. Buongiorno! Oh, che peccato. Non siete più un problema. Dai che mi manca poco per salire di... Stavo dicendo, che è successo? È scomparso. Mi manca poco per salire di livello, forza. Sarai tu che mi farai salire di livello? Ah, invece sì, bravissimo. Salve! Che bello che è uccidervi con una spada. Aia, che dolor. Vieni qua. Cosa credevi di fare, eh? Anche tu, eh? Non credere. Ma guarda, delle chiavi e una statuetta. E qualcuno, non so dove, da quelle parti, ha lanciato una bomba. E quello cos'è? Mi sembra un cervo. È un cervo radioattivo? C'era scritto qualcosa. Adesso voglio ucciderlo. Perspicace. Guarda, non so di cosa fosse perspicace lui, ma probabilmente diventerà la mia cena. Peccato, non era niente di speciale. Chissà se quelle montagne sono scalabili. E c'è una zecca schifosa. Addirittura. Non mi sembra il caso di offendere così tanto. Però sì, le zecche fanno schifo. Che schifo. Ci siamo quasi, siamo arrivati ormai. Livello 50, certo. Sicuramente potrei farlo quell'evento, eh. Eccomi, cosa è quel coso? È una bestia del miele. È un'ape gigante, insomma. Minchia. Non pensavo avesse tutta quella difesa io. Chi è che spara? Tu spari? Se tu spari io sparo, sappilo. No, ma guarda. Mi dai una mano? Bastardo. Sono in mezzo a due fuochi letteralmente. Figa, 68 di livello. E che cosa sei? Qua l'unica opzione che mi... rimane plausibile è veramente usare le granate. Meno male che le ho portate, guarda. No, te devi starte lontano. Devi proprio startene via. Merda. Il predone è venuto ad aiutarmi? Beh, ad aiutarmi adesso. Potrei far saltare in aria il camion. Potrebbe essere un'idea. Ecco fatto. Ma che cazzo di livelli avete? Ma porca puttana, ma meno male che il sovrintendente mi ha fatto salire di livello, eh. Voglio dire. Adesso ti vengo in culo. Merda. Ok. Con un attimo di calma.
Sistemiamo la cosa. Allora, vieni qua, forza. Meno male che ho un po' di steampack in più, guarda. Che fai? Scappi ora? Sparo nella colonna vertebrale, eh? Finché sono questi qua che mi sparano, sti cazzi, non sono un grave problema. Le loro armi non sono così buone da potermi fare del male. Non in modo così serio, perlomeno. Preso? Ma va col cazzo. Ecco qua, e un altro è andato. Ti dispiace? Sto ricaricando. Con calma, eh. Far saltare in aria il camion è stata un'ottima idea. È stata veramente una brillante idea. Però mi sa che il mio fucile si sta per rompere, perfetto. Ah, speriamo che nel Red Rocket ci sia qualcosa per riparare. Che fine hanno fatto i cadaveri? Probabilmente sono saltati in aria. Eccoli qua, infatti. Capo degli ardenti e il predone ladro. Ah, che forse mi va di culo? Sì, è quello per le armi. Perfetto. Uff, per un attimo ho pensato fosse quello delle armature. Certo, questo combattimento non è stato dei più facili che abbia mai passato, ma non è stato neanche il più impossibile. Oh, ma andiamo, devo tornare indietro ora. Devo tornare all'aereo che ho appena passato e devo andare qua vicino alle montagne. Oh. Ed ecco qua il primo pezzo che ci serviva. Per il secondo invece dobbiamo andare qui. E qua non ho nessun punto vicino, a parte il Top of the World. Visto che entrambe le missioni convergevano più o meno qui al Top of the World, sono passato qui a vedere se hanno qualche informazione su Madigan. Madigan, boh. Infatti mi sa che per poter trovare le tracce dovrò entrare qua dentro. Facciamo che allora qua ci vediamo dopo. Quindi devo seguire adesso la ferrovia. Andiamo a vedere. Eccomi arrivato. Regionale 98 NFA. E secondo me qua ci sarà qualche supermutante. No, ci sono solo degli iBot. No, sì, ci sono i robot, ok. Vediamo se... ha resistito. Ha resistito. Fermo, fermo. Bene, è andato. Ce n'è un altro lì vicino. Allora, aspetta. Via l'iBot. Addirittura è esploso. Vediamo se riesco a farti saltare in aria. No, quasi mezza vita. Quello è pericoloso. Quello è pericoloso. Potrebbe esserlo, in realtà è solo un livello 16. Forse con una granata me la cavo. Beh, qualcosa ho fatto, dai. Aia, aia. No, vabbè, dai, non fa male. Vediamo, Aspetta, troppa roba tutta assieme. Calmi tutti. Siete in troppi, eh. Allora, io non ci arrivo là con un salto. Quindi l'unica alternativa opzionale è andare lì di brute force e sparagli. Andiamo nel modo più classico possibile. Madonna, quanta resistenza che c'ha. Ed è ancora vivo, eh. Porca troia. E che santo cielo. E adesso esplode, eh. Strano. Non è esploso. E che non lo sapevo io. Vabbè, per fortuna non è successo niente, dai. Mamma mia, a quella distanza sarei crepato proprio all'istante, probabilmente. Ed eccomi qua, salve. Grazie per i circuiti. Costruisci il ripetitore di segnale al banco da lavoro da artigiano. Beh, quello ce l'ho a casa. Ma forse ce l'hanno uno anche loro?
Da Chuck Norris 552. Madonna. Chuck Norris. Neanche per spendere i soldi dopo per tornare al top of the world. Quello è un lupo cattivo. Dai. Forza, vieni qua, bello. Bastardo. Forza. Dov'è l'altro? Dai, vieni. Oh, questo è stato divertente. Oh, poveri. Guardalo che si è seduto. Ma che carino. Ed è scomparso nel nulla. Meno male che c'era un giocatore da cui potevo rubare il tavolo da lavoro. Ehi là, salve. Spero non gli dispiaccia. Grazie. Almeno mi sono tolto anche le radiazioni, dai. Ok, eccoci qua. Devo fare una roba delle missioni. Eccolo qui. Il duplex, eccolo qua. Ripetitore di segnale. Grazie. Spero di non averla disturbata, signore. Grazie del suo tempo. Buona giornata. Oh, guarda. Un nuovo nemico di alto livello, eh. Vediamo se riesco a farmi qualche punto esperienza oggi. Vieni, forza. Ce n'è un altro, bene, aspetta, uno alla volta allora. Uno alla volta. Quello è un pazzo. Quello è pazzo, ti dico. C'è un'armatura atomica lì. Aiuto. Robottino, helpami. Beh, se ti colpisco in faccia, qualcosa posso farti, dai. Ah, devo ricaricare. Carica. Non ti perdere, via. Ecco fatto. Uff. Ne è valsa la pena. Beh, sono punti esperienza in più, voglio dire. Quello è uno Yauguai cattivissimo. Porca miseria, 66 forse è un po' troppo per me, di livello. Rilevato, oh oh. Meglio non farsi rilevare da lui, eh. Un livello 66 potrebbe uccidermi con non molta fatica. Guardalo lì, guardalo, guardalo. Shh, meglio starsene tranquilli, quatti quatti. Credo di sapere dove si trovi la mia destinazione. Il mio obiettivo è vicino, 100 metri neanche. Cosa sei? Ah, ok. Stavo dicendo, cosa cacchio sei? Che forse il ripetitore di segnale io debba metterlo là dentro? Probabile. O a meno che non debba salire qua sopra, ma la vedo difficile. Chi è? Cos'è che spara? Non lo so. C'è dentro qualcuno, aspetta. Un super mutante supremo. Porca troia. Niente più ci stava in ste cazzo di mappe. No? Super mutanti, bestie di livello 66. Meno male che il superintendente mi ha detto di salire di livello 20. Cazzo, qua era meglio salire a livello 50 fra un po', eh. I nemici mica sono deboli qui. Dai che ti faccio saltare la testa. Ancora uno. No. No, 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 no. Signorina. Signorina. Ecco fatto. Non ho capito se aveva perso il mio agro o stava cercando di scappare. In ogni caso, cercava di non farsi colpire. Vediamo se hai qualcosa di interessante almeno. Allora, dei tappi, delle celle, delle granate. Vabbè, buttale via, oh. Quanto ci fai che dopo dovrò tornare a questo terminale di comando? Secondo me sì. Eccoci alla parabola, quella più piccola però. Installiamo il ripetitore di segnale. Perfetto. Basta? No, come avevo detto, devo reimpostare quella parabola. L'avevo detto, no? Eccoci qua. Reindirizza l'energia. Perfetto. Avviso di emergenza. La fine del mondo è giunta. Siamo tutti fregati. Benissimo. Oddio, quanto mi diverto. Mi hai appena aiutato a inserirmi nel sistema di trasmissione d'emergenza della regione! Ci sarà da ridere, è parecchio!
Ma passiamo alle cose serie. Sì, esatto. Non pensavo che avresti avuto successo nel rimettere in funzione il mio segnale. E invece, hai visto? L'idea era di ucciderti e rubare tutte le tue cose al tuo ritorno. Ammesso che avessi fatto ritorno, ovviamente. Come avrei fatto ritorno se sarei morto, scusa? Questa idea sembra poco intelligente. Sono un predone. Vedi tu. Sappiamo tutti cosa significa, giusto? Uccidere, rubare, ingannare sono il mio pane quotidiano. Sì, signorina. Grazie a te ho una radio funzionante. Ora posso contattare potenziali alleati e convincerli a unirsi a me. Oh, hai spalancato un portone. Non sono molto contento di questo, però potrei farmene amici. Giuro che non ti ucciderò. Lo giuro su di te. Ah, sei simpatica però, dai. Sei simpatica. Spero di non doverti uccidere a mia volta. Però per ogni evenienza, meglio tenere il fucile a pompa in mano. In ogni caso, spero di potermi fare amico ai predoni questa volta. Non voglio fare il buono della situazione che... i predoni sti cazzo. Beh, dopo Nuka World devo dire... Anche se Nuka World mi ha deluso parecchio per via del contenuto. Ieri stavo riguardando le mie registrazioni di Nuka World e... Veramente, è un contenuto un po' sprecato Nuka World. Un peccato. Anche perché è totalmente un'altra mappa. Molto più grande... Porca troppo. Figlio di batuffolo malato, eh. Aiuto. Help. Chi cazzo è batuffolo? Io spero che non sia il padre e la madre, quello che è, quello lì di livello 66 di prima. E dai, carica. Oh, finalmente. Spero che non ci sia più nessun altro. E mi sono preso una malattia, benissimo. Le piaghe che curerò con... Dove sei? Il mio rimedio, ecco fatto. E tu che cacchio sei? Perché è sparito? Dio mio, ma escono dalle fottute pareti. In realtà no, escono dal fottuto pavimento. Comunque, stavo dicendo, non mi dispiacerebbe avere in questo pre-mondo Fallout degli altri, già dalla mia parte, dei banditi. Vorrebbe dire avere un grande potere dalla mia parte. Non sarebbe male, eh? Vorrebbe dire avere molta carne da macello, una grande copertura, tanti uomini da far ammazzare. Beh, loro sicuramente sono ostili. Quello. Quello è leggendario, aspetta. Quello è leggendario. Dammi quell'arma leggendaria, stronzo! Voglio la tua arma! E giuro che l'avrò, eh! Giuro che avrò la tua arma, anche perché non mi sta sparando, quindi... Voglio dire... Ho buone possibilità di vincere, no? No, non più! No! E che cazzo? Ecco fatto. Dammi l'arma. Una mazza da golf. Ma che davvero? Una mazza da golf leggendaria. Mi sono quasi fatto ammazzare da sti coglioni per avere una mazza da golf. Benissimo. Beh, è ora di vendicarsi allora. Viva l'intelligenza artificiale. Dai, forza allora. Non volevate uccidermi, simpaticoni di sto gran cazzo? Vi ho appena decimati. Non vorrei dirlo, ho ucciso anche il vostro leader leggendario. Dai, su, manchi solo tu.
Non è vero, non manca più. Wow, una mazza da golf leggendaria. Ah ah, che bello. Giustiziere. Beh, spero che voi almeno abbiate le munizioni, guarda. E un tavolo da lavoro, non mi dispiacerebbe. Ma tu sei ancora vivo? Perdonami, eri vivo. Spero che il tizio che ha il camp qua vicino mi faccia usare i suoi tavoli per riciclare. Anzi no, c'è la ferrovia, meglio ancora. Però il tizio qua c'ha la casa bella grossa. Alla faccia della casa bella grossa, c'ha un sacco di roba messa a caso, veramente. Bella casa, ti dirò. Con anche le luci messe così. Bellissima. Lama del cultista, fa 43 di danno. Beh, magari posso modificarla. E sono salito anche di score. E vai, anche perché domani, che è l'8 settembre, questa roba dello score finisce. E finalmente, dopo tante peripezie, eccoci arrivati qui da Rose. Ciao, benvenuta. E c'è un po' di cadaveri qui, eh? Cosa sei, uno di quei predoni che ammazza altri predoni? Toma, guarda un po', il cadavere di Madigan. Completa le missioni di Rose per ottenere la sua fiducia. D'accordo, andiamo a parlare con Rose. Sono dentro di Rose io. Eccoci qua. Ciao, Rosellina. Che situazione. Già. Nessuno di noi se lo aspettava, Comunque, per dimostrarti che non sono un mostro, ho recuperato un po' di ferraglia da offrirti come ricompensa. Beh, 70 tappi. Voglio dire, chiama la ferraglia. Ma quindi, Rosellina, ora che dobbiamo fare, Parlare con te? Beh, permettimi di fare una cosa. Vado a casa e poi torno. Ciao!